siamo con due attori che stanno partecipando a una gara di biliardino pazzesca. Per quale motivo? Beh, per solidarietà in realtà, e per prendere un po' di caldo fondamentalmente, no? Scherzi a parte, è bello divertirsi e fare del bene, lo dico sempre. Allora, sta parlando Matteo Branciamore, che in questo momento si occupa di cosa? Di che cosa stai girando? In questo momento di fiori? Non è vero! No, no? Mi levo allora. No, in questo momento da poco avevo aperto una casa di produzione insieme ad altri due colleghi, Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani, e abbiamo anche prodotto lui. E lui è? Nicolò Senni, ciao. Allora, braccialetti rossi. Braccialetti rossi, senz'altro. Quindi stasera è proprio in tema? Beh, sì, insomma, più o meno. La Cicogna Frettolosa è il nome dell'associazione, si occupa di ragazzi, quindi sì, in un certo senso siamo sulla stessa barca. Il fatto che ti sei coinvolto in questo film particolare è stata una tua scelta o è capitato? Beh, in genere nel nostro lavoro il più delle volte veniamo scelti, però è stato molto, molto gratificante far parte di un progetto che comunque ha un riscontro fra i ragazzi, fra i giovanissimi, e che comunque cioè, tratta temi pesanti, ma riesce a farsi piacere in maniera universale, quindi è molto bello. Il futuro è parlare un po' di tematiche alternative, insomma. Ma dipende sempre come uno lo fa, secondo me, cioè si può parlare di tutto, poi è il modo che deve essere consono. È il linguaggio quello che è importante, penso, no? Quindi sta cambiando anche un po' il linguaggio, penso alle fiction, per esempio. Beh sì, oddio, non sono un esperto di linguaggio di fiction. La cosa è che il pubblico non è scemo, il pubblico sta cominciando a sviluppare un gusto e a sviluppare l'idea che non devi essere preso in giro dalle sceneggiature. Quindi è molto più selettivo, c'è la concorrenza di internet in cui uno va a cercarsi il contenuto, quindi anche la televisione deve stare al passo e non può accontentarsi di... Il tuo prossimo progetto? Il mio prossimo progetto è la terza stagione dei Braccialetti, prima di tutto, ma in questo momento preciso sono col mio produttore in una serie che si chiama Segreti e che vedremo da quest'estate in poi. Abbiamo svelato già una cosa importantissima, basta allora, siamo a posto così. No, la serie che è un segreto, e quindi non posso dire di che. Ma non è più un segreto però adesso, mi pare, o no? Ancora chieda a lui, perché io non so cosa posso dire a sto punto. Lo so. Abbiamo capito che è una cosa importante. Beh, è importante, mi metti in difficoltà così, scusami, è importante. Come tematica? No, come tematica no, è intrattenimento puro, la chiamo così. Sì, è un po' più leggero. Una storia d'amore? Una storia d'amore? No, staremo qua le ore a parlarne, però... Quando arriverà, insomma, arriverà presto, esatto. Ve ne accorgerete. Ripetiamo quando? Dopo l'estate. Grazie mille, tornate a gareggiare, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Mi raccomando, le squadre gallo.